Tu ti occupi di sicurezza, vero? Ecco i primi film del 2011 e la novità è che escono mercoledì 5 gennaio, dato che il 6 è festa, la Befana. Cominciamo con una commedia molto attesa, Che bella giornata, di Checco Zalone. Dopo il grande e inaspettato successo di Cado dalle nubi, il cabarettista di Zelig ritorna con una storia dove si ride su un tema delicato, quello dell'integrazione. Checco è un addetto alla sicurezza di una discoteca della Brianza che, dopo varie raccomandazioni, viene promosso a tutelare il Duomo di Milano. Si innamora di una ragazza araba che, ad insaputa del giovane, ha un intento terroristico. Ma quel che la ragazza non può immaginare è che la maggior minaccia per il prossimo e per il patrimonio artistico italiano è rappresentata da Checco stesso, un esplosivo connubio di ignoranza e beata razzista ingenuità. Mi dia le mani. È una cosa che non faccio più ormai. Altro grandissimo ritorno è quello di Clint Eastwood con Year After. Il regista e attore affronta un tema a dir poco difficile. Che cosa ci accade dopo la morte? Matt Damon è un sensitivo che si rifiuta di indagare su quello che lui vede come una dannazione e non come un dono. Cécile de France è una giornalista sopravvissuta allo tsunami e Marcus è un ragazzino inglese che ha perso il suo gemello in un incidente stradale. Il destino vuole che le esistenze dei tre si incrocino a Londra e da quel momento le loro vite verranno cambiate per sempre da quello che credono esista o debba esistere nell'altro mondo. Non sei solo. L'amore si liberò dai legacci della restrizione. Vaffanculo, urlò Kenny, vaffanculo all'inferno! Si sta ambientando? È un paradiso. Ora! Finché un giorno. Tamara Drew, Tradimenti all'inglese, è l'ultima intelligente ed esilarante commedia firmata da Stephen Frears. La bella Gemma Arterton impersona Tamara, ora affermata giornalista londinese, che torna nel paesino di campagna da dove proviene. Il suo arrivo scatenerà il finimondo tra gli abitanti del luogo, un gruppo di scrittori e artisti più o meno frustrati e pettegoli. Il film prende spunto dai disegni originali di Posy Simmons, apparsi sul Guardian, una reinvenzione contemporanea e cinica di Via dalla pazza folla di Thomas Hardy. Altre domande? Ti regalerò la più grossa scopata della tua vita. Con amore, Tamara. Io non sono tuo padre, Sam. E sono molto, molto felice di vederti. Che cosa dovrei fare? Infine, vi ricordiamo che si raddoppiano le copie di Tron Legacy, uscito a fine anno ma che ora arriva in tutti i formati e non solo in 3D. Ha creato tutto tuo padre. Dove posso trovarlo? Cerca di restare vivo e ti troverà lui. Arrivederci alla prossima settimana, naturalmente su Primissima.